illustre Presidente, è per noi un grandissimo privilegio e anche un motivo di grande gioia poter dare avvio alla 25esima edizione della Race for the Cure insieme a lei e anche di poter celebrare 25 anni di un progetto di collaborazione internazionale tra gli Stati Uniti e l'Italia nell'azione di contrasto ai tumori del seno. Sono i tumori più frequenti nella popolazione femminile e ogni anno nel mondo 2 milioni di donne ricevono questa diagnosi. Se guardiamo indietro in questi 25 anni, penso che il risultato che ci rende particolarmente contenti è l'aiuto che abbiamo dato a generare un cambiamento culturale nel modo in cui si affronta la malattia. Lavorando sottovoce, con determinazione, con perseveranza, con onestà, siamo riusciti non solo a coinvolgere tanti amici, ma anche piano piano a farci apprezzare dalle istituzioni. Grazie a lei, Presidente, per averci accolto qui oggi per questa celebrazione. È davvero un grandissimo onore per noi, la sua generosa disponibilità, l'attenzione che sia da un punto di vista personale che istituzionale ha sempre riservato ai temi della salute della donna e dell'oncologia, è uno stimolo a fare meglio, a fare di più e di questo ne siamo davvero grati. Personalmente sono grato anche per l'impegno che mette tutti i giorni nel fare in modo che il nostro paese sia un paese migliore. Grazie. Benvenute e benvenuti al Quirinale. È un vero piacere accogliere tutti voi. La Comen svolge tante attività, sviluppa tante iniziative. Una particolarmente rilevante è quella che Rosanna Banfi ricordava, l'opportunità di consentire di fare rete per sostenere le donne che si confrontano con questa diagnosi. Una realtà che opera per contrastare un pericolo oncologico particolarmente insidioso e come poc'anzi diceva il professor Masetti, purtroppo in aumento. È un bel nome Gara per la Cura, questo evento che da 25 anni muove dal Circo Massimo, perché esprime non soltanto il nome di questo accadimento di ampio richiamo, ma raffigura la vera gara. Quella gara, quella competizione che ricerca e terapie conducono contro i tumori del seno. Io sono lietissimo, professor Masetti, di essere presente, domenica prossima per la partenza. Mantenere e far mantenere alta l'attenzione contro questo diffuso, crescente, insidioso pericolo. Potenziare ricerca e terapie, diffondere l'educazione alla salute e quindi la prevenzione, come lei ha ricordato poc'anzi, indispensabile. Tutto questo esprime i valori di base della vita, della convivenza, esprime solidarietà. Per questo vorrei ringraziare la Comen per quello che svolge. E questo incontro qui a Quirinale ha appunto questo intendimento. Non soltanto esprimere apprezzamento per l'attività svolta, per tante iniziative assunte, per i risultati conseguiti, ma anche esprimere un forte ringraziamento per quello che viene fatto, un grande riconoscenza e sostegno. Auguri.